sarà la possibilità di andare in zona con l'auto e poi farsi una bella passeggiata sulla diga per assistere alla partenza, ma le frecce tricolori si potrà godere lo spettacolo delle frecce tricolori, che ricordo non è lo spettacolo ma è un passaggio anche dal lungomare. Siamo con il prefetto e il questore di Brindisi. Da alcune settimane a Brindisi, che impressione avete colto sulla città? E insomma, questo colpo d'occhio, no, voi avete girato l'Italia, non so quante volte l'avete visto. Ne convengo che senz'altro è un colpo d'occhio. Poi per chi ama il mare, vedere una giornata come quella di oggi, una giornata splendida, con tutte queste splendide imbarcazioni, per una gara molto significativa, importante, impegnativa, bella, ormai nella tradizione, quindi la ricordo pure io da quando ero a Lecce, in altri ruoli, prefettura di Lecce, quindi una cornice bellissima per un evento veramente all'altezza della città. Ma questa è una magnifica cartolina di Brindisi, un posto meraviglioso. In questa settimana e fino a domani ci sarà questo evento che il prefetto con me ha curato nei minimi dettagli, anche sotto il profilo della sicurezza, pur essendo un evento assolutamente tranquillo, però il concorso di tantissime persone, tantissimi turisti ha richiesto, soprattutto in questa settimana e fino a domani, comunque la predisposizione di accurati servizi di sicurezza. Grazie.
Grazie ragazzi, ancora applausi dal pubblico di Brindisi, della vostra città, il coro Rete Orfeus con l'interpretazione del nostro inno.